Ciao Carla! Ciao Andrea! Come stai? Bene! Grazie per aver accettato di donarci la tua testimonianza. Ti preoccupare, metto tutto in conto, facciamo poi l'altra. Sto scherzando! Perché ci tengo, Carla? Diciamo, questa è una dimostrazione di come possiamo aiutare le persone che devono vendere casa a Salerno. Concretamente! Concretamente, ma soprattutto facile e senza stress. E che uno capisca. E magari c'è qualcuno che ci si rivede nella tua stessa circostanza? Io penso di sì, penso che molti si rivedranno nella mia circostanza, perché io non ne capivo assolutamente niente. Poi grazie a Andrea ho iniziato non solo a capire, ma lui è riuscito a spiegarmi semplicemente tante cose che per me sembravano: oh mio Dio, adesso devo vendere casa, come faccio? Oddio, devo comprare casa. No, Andrea, con la sua calma serafica, perché tu sei calmo e sei serafico ed è bellissimo, è venuto e mi ha spiegato tutto e io mi sono rilassata. Quindi grazie a te, Andrea. Ok, diciamo abbiamo quasi ultimato l'intervista. No, vabbè, io te lo dico. Tu fammi tutte le domande, non okay, ti preoccupare, okay. Io ti giuro che ti rispondo. Vabbè, con io sincerità. Prima di tutto ti voglio presentare. Com'è la tua, qual è la tua professione? Piacere, Carla Paglioli, io sparo mi... No, nel senso, sparo sciocche... Nel senso, dico sono un'attrice comica. Cioè provo a far sorridere la gente e presento, sono uno dei presentatori del Gifoni Film Festival, ho lavorato a Linea d'Ombra, ho fatto tante cose in campo artistico e poi per divertimento faccio una maestra. Perché non c'è cosa più bella dei bambini, ragazzi. È vero, è la verità. È vero. E quindi tu come sei arrivata a me, Carla? Era una notte buia e tempestosa in quel di Salerno, quando ad un certo punto, sotto un temporale impressionante e inquietante, un mio amico mi disse: dai, accompagnami, devo andare a vedere una casa. No, piove, diluvia, ti prego, ho freddo. No, vieni, voglio un consiglio. E mentre camminavamo nei mercanti, ad un certo punto ritrovammo lui, Andrea, calmo, serafico, sotto questa pioggia. E disse: ma è lui? Sì. Ah, a me sembra una persona normale, non mi sembra un immobiliarista tutto pazzo, tutto schizzato. No, no, è lui, lui. Ah, piacere, piacere. E andammo a vedere questa casa. E Andrea, sempre sorridente, ci faceva vedere, ci dava... Allora, qui potete fare così, qui potete fare così. E allora io piano piano, più lo guardavo, più mi rendevo conto che non solo spiegava la casa, ma te la spiegava in maniera semplice. La cosa che a me ha colpito di te è la semplicità. È il modo diretto di spiegare le cose. E quindi ho detto: Luigi, me questo ragazzo... La cosa più difficile è la semplicità. È bravo. Esatto, esatto, è difficilissima. E quindi, e lì ci siamo incontrati. Mm. E poi cosa ti ha fatto decidere di incontrarmi successivamente? Comunque non pioveva, ragazzi, c'era il sole in realtà, però era bello raccontarla così. Eh beh, ci deve essere, diciamo, un po' c'era l'atmosfera. C'era il pathos, capito? Sì, era infatti. Più... cosa mi ha fatto decidere? Mi ha fatto decidere... Allora, io stavo già pensando di vendere casa. Sì. Stavo già pensando di vendere casa e la mia casa non era una casa semplice da vendere. Me lo ricordo. Non era per niente semplice da vendere e io ero un po' intimorita perché avevo un legame speciale con questa casa, un legame affettivo, e quindi non riuscivo a distaccarmi come avrei voluto. Anche se si dice sempre che le quattro mura sono quattro mura, quando c'è di mezzo qualcosa di emotivo che ci lega alle nostre quattro mura, diventa più difficile vendere. E allora decisi di fare il passo successivo e di chiamarti, perché avevo visto in te una, non solo questa semplicità di cui ti parlavo, ma anche la tranquillità di non dover per forza fare una scelta. Ma ho detto, tu mi ricordo che tu dicesti: non ti preoccupare, se mi vuoi chiamare io sono a disposizione, senza impegno. E mi quindi ricordo. Questa cosa mi rilassò molto, perché molto spesso ci troviamo di fronte a persone che invece vogliono venderti la casa a tutti i costi, perdonatemi, però è così. Invece Andrea non voleva vendere la casa a tutti i costi, voleva aiutarmi, e c'è una bella differenza. Sì, in realtà volevo aiutarti ad arrivare al tuo obiettivo, che a volte non è sempre vendere. Esatto, l'obiettivo. Esatto, okay. E a me questo mi piacque tantissimo, perché tu non volevi vendermi per forza la casa e farmene comprare per forza un'altra, ma volevi aiutarmi nel mio percorso, e emotivo, perché no, perché c'era, ma anche a cercare di farmi capire bene come funzionava e come non funzionava il mercato immobiliare e quant'altro. E quindi io dissi: vabbè, ma adesso io lo chiamo, tanto voglio dire, non succede niente, mal che vada, no? Ho trovato un amico nuovo, basta. E ti ho
chiamato. E a proposito, Carla, spieghiamo il motivo perché volevi vendere. Volevo vendere perché prima cosa la casa era enorme. Se ti ricordi era grande, c'erano tipo 160 metri quadri, 140 metri quadri. Sì, era grande. Io ero da sola e in più nel centro, mi ero stancata di stare nel centro storico al Duomo, e in quel palazzo c'erano tantissimi problemi, perché c'erano litigi tra i vari condomini, uno non si metteva d'accordo per una cosa, era un continuo. E sinceramente io volevo stare un po' più tranquilla, cioè avrei voluto una situazione più tranquilla e più piccola, più adatta a me. Così ho deciso di vendere, però avevo paura di vendere, non volevo vendere perché ero legata a quella casa per una cosa affettiva e quant'altro. Sì, sì, no. E quindi stavo proprio, che faccio, che non faccio? Infatti questo era il timore più grande, questo mi ricordo perfettamente. Sì. E poi quando hai capito che potevi fidarti di me? Vabbè, proprio dopo... è stato il momento in cui ho detto ok, firmo l'incarico. Un quarto d'ora, 20 minuti dopo che ti avevo conosciuto più o meno. Però dobbiamo dire, no, io mi sono fidata dal primo momento, perché quando tu sei venuto e hai visto casa, una cosa mi ha colpito: non mi hai detto, non mi hai parlato subito di soldi, non mi hai detto allora questa casa vale tot, possiamo chiedere tot e possiamo fare così. La prima cosa di cui tu mi hai parlato è stata sì dell'immobile, ma poi mi hai chiesto, mi hai fatto una serie di domande che riguardavano appunto, ma tu quanto tieni a questa casa? Ma per te che cosa è importante? Che cosa stai cercando? Cioè tu mi hai fatto un po' da psicoterapeuta della casa, non so se esiste, però secondo me dovrebbero esistere, perché qua ognuno deve cercare sempre di essere un po' psicologo, no? Allora questa cosa mi ha fatto avere fiducia in te. Perché se tu ti ricordi, io mi ricordo bene questa cosa, tu andasti via senza... tu non portasti il compromesso, cioè non portai l'incarico. Non portasti l'incarico e dicessi, ma pensaci, poi se vogliamo lo firmi. Non portasti l'incarico la prima volta, lo portasti la seconda volta e non lo tirasti fuori subito. Sì. Quindi questa cosa mi diede ancora più fiducia, perché da lì io capii che il tuo obiettivo non era vendere a tutti i costi, risolverti, ripeto, diciamo un po'... ma è cercare di aiutarmi a risolvere i problemi. Poi quando mi hai detto... non ti preoccupare, me la vedo io con tutti i condomini, con l'amministratore, eccetera, eccetera. Io ho detto, vabbè, questo è santo. Sant'Andrea Ruocco da Maiori, cioè, che ti dico? Ho detto, beh, già mi piace. Da Maiori, perché in realtà sono originario della Costiera Amalfitana, in particolare di Maiori. Scusate, io ho fatto proprio uno spoiler così. Vabbè, sì. Adesso lo sapete. Adesso lo sanno. Come hai vissuto il periodo della vendita? Umano! E anche delle visite, soprattutto, Carla. Allora, no, il periodo della vendita ero abbastanza agitata, ma penso che tutti siano agitati quando devono vendere casa, ma soprattutto all'inizio, perché avevo preso consapevolezza del fatto che stessi per vendere, cioè avevo fatto una scelta e da lì non si tornava, cioè in realtà potevi tornare indietro, però per come sono fatta io non tornavo indietro. E quindi all'inizio sono stata, ma ragazzi miei, sarò stata agitata una settimana, due, non di più, perché poi... stavo serenissima e Andrea mi chiamava, devo far venire, vai. Cioè, ricordo quando che... hai qualcuno dietro che ti segue, ti sa seguire e ti segue bene, non vedo perché stare in ansia. Soprattutto ci sono state pochissime visite. Sì. Se ti ricordi bene, in tutta... Questa è un'altra cosa che mi piace. Questa è un'altra cosa che mi piace. Che tu non fai venire tutto il mondo a vedere casa, ma solo le persone che secondo te possono davvero... Davvero, sì. Poi deve scattare prendere, comunque sì, l'innamoramento. L'amore. Perfetto. Sì. Poi ne parliamo dell'innamoramento. Sì. E c'è stato un momento in cui ti ha fatto pensare che è la persona giusta a cui affidarti? Oppure hai pensato, ecco, lo sapevo, ho fatto bene a fidarmi? Ma è un stato... momento particolare durante il processo della vendita. Il momento è stato quando tu sei arrivato a casa senza senza niente. Cioè, sei quindi arrivato, già all'inizio, ok? Sì, perché sei arrivato non come un immobiliarista, un venditore o che stava lì per uscire con l'incarico. No, sei arrivato come un cugino alla lontana. È vero, comunque c'è stata subito empatia, è vero. Sei arrivato come un cugino che ti viene a far visita, che semmai tu
cugino di quarto grado, va, che tu non hai mai visto, e dici, oh, vieni a prendere un caffè. È stato così, capito? E quindi io, quando, cioè, lo senti, poi lo senti a pelle. È vero. È una cosa anche, ci sono persone respingenti e persone invece che ti accolgono, tu sei una persona accogliente. Sì, vabbè, in effetti è importante durante il percorso della compravendita avere empatia con la persona che sta vendendo. Devi essere accogliente perché tu non puoi mai sapere perché quella persona sta vendendo. Perché immagino che ci siano anche tante persone che semmai vendono perché sono in difficoltà economiche. Non era il mio caso. Però immagino una persona che si trova in una situazione del genere, ci sono gli squali che cercano di approfittarne. Ed è triste che succeda. Però purtroppo accade. Allora, quando tu invece ti trovi una persona accogliente, semplice, che non cerca di fare lo squalo, ma anzi, non so se ti dico, io questa la racconto, scusa Andrea, tu non sai cosa sto per dire, lui c'ha un po' paura. Allora, no, la cosa è questa. Io ho presentato ad Andrea una signora anziana, che voleva vendere casa. Andrea, con la sua semplicità, è venuto con me, siamo andati, ci siamo presi il caffè con la signora, sì, non so ricordo. Se te lo ricordi. E questo dopo che abbiamo venduto casa. Sì, dopo che abbiamo venduto casa. Lui ha visto la casa, ha visto la situazione, ha visto che c'erano alcune cose che non andavano e ha consigliato alla signora di non vendere. Allora, questa signora ancora oggi vive nella sua casa, è felice e contenta e ogni volta mi chiede di Andrea perché dice è stato l'unico ad essere sincero e a dirmi questa cosa, non te l'ho detta, ma sono andata a trovarla e ti saluto. Sì, sì, me l'ha detto. Infatti quindi, non l'ho più sentita. Sì, però ha scelto di non vendere perché lui, Andrea, gli aveva consigliato di non vendere. Quando avrebbe potuto approfittare della situazione, perché la signora era anche un po' ignorante, sai, per tante cose, avrebbe potuto approfittare della situazione, non l'ha fatto. Sì, perché la soluzione in realtà non era vendere l'immobile, esatto. La soluzione per lei. Cioè, anche se avesse voluto vendere l'immobile, non avrebbe risolto il suo problema. La ricordi? Come no? Assolutamente sì. Invece parliamo della tua vendita, come si è conclusa? La mia vendita si è conclusa benissimo. Con soddisfazione. Perché hai trovato le persone giuste non solo per quella casa, ma anche per i miei ricordi in quella casa. Quindi dal punto di vista emotivo io avevo paura di vendere a persone sbagliate. Infatti, se ti ricordi, arrivò una famiglia, non mi ricordo chi venne, io dissi Andrea, io a queste persone non la voglio vendere. E tu dici, sì, va bene, qual è il problema? Sì, sì. Quindi anche se non fecero offerte, però sai... Aveva un atteggiamento comunque di interesse, effettivamente. Esatto. E quindi invece quando io portassi i due americani... Esatto. Ma casa mia solo degli americani potevamo prenderla. Quando arrivarono in America questi due ragazzi americani ci fu subito empatia anche con loro. Non è una barzelletta, diciamo. No, questa giuro che non è una barzelletta. E ci fu subito empatia con loro, sì. E furono molto carini e poi vidi l'amore che loro, cioè loro si innamorarono della casa, gli piacque tutto, quindi questa cosa mi fece molto piacere, per cui fui contentissima. Poi vabbè, mi feci il pianto quando andai a firmare l'alto, non so se ti ricordi, mi ricordo, per una questione affettiva, ripeto, però fu anche un pianto di contentezza, quindi ero contenta e triste allo stesso tempo. Vendere un immobile, guarda, è soprattutto quando hai un affetto all'immobile, comunque è un trauma in un certo senso. È un trauma, sì. Però dopo uno vede il... Sì, però può essere anche un trauma positivo. Un trauma positivo? Sì, sì, un trauma positivo. Non è, vero. Non è, per è un trauma positivo, negativo. È vero. Poi se va tutto liscio e viene accompagnato è veramente qualcosa di positivo. Sì, sì. Io parlavo anche nel tuo caso perché tu veramente quella casa... Sì, sì, io ci tenevo sentivi... tanto. Sì, sì. Beh, c'erano le pareti proprio che... Sì, sì, mi parlavano. Ti parlavano, infatti. E Carla, allora un consiglio per chi si trova nella tua stessa situazione. Non fidatevi del primo arrivato, no? Del primo che arriva o che vi dice ah, possiamo vendere, fare. Fidatevi del vostro istinto, ma soprattutto cercate di capire se una persona vuole vendere per forza la vostra casa o vuole aiutarvi nel vostro percorso. Secondo me è fondamentale perché gli squali ci sono ovunque. Chi va fa sord per fa sord, voglio dire, non vale la pena, soprattutto quando si parla di case bisogna fare attenzione, quindi seguite l'istinto e cercate sempre qualcuno che possa aiutarvi nel percorso e non per forza vendervi qualcosa o farvi vendere qualcosa. Carla, io ti ringrazio della tua intervista. Scusa. Sei stata
adesso, parlando tra noi, fate finta che lui non c'è. Se dovete vendere casa, ma ve lo dico proprio da ignorante, quale sono. Il consiglio che vi do è chiamate, cercate Andrea Rocco Immobiliare, perché davvero vi guida in un percorso non soltanto fisico del vendere casa, ma vi guida in tutto. Dovete andare dall'amministratore? Ci pensa lui. Dovete risolvere dei problemi? Lui vi aiuta. Non capite qualcosa? Lui ve le spiega. Io non ho mai trovato una persona che è il cugino delle case, veramente, il cugino delle case, il cugino di chi vuole vendere o di chi vuole comprare. Quindi il consiglio Rocco Immobiliare è top. Ho detto tutto, scusa Andrea. Grazie, grazie Cala. Quindi ti piace la location? Sì, mi piace. Siamo in un campo da tennis in pratica. Sì, sì, perché qua vendere e comprare è un po' una partita a tennis. A due soprattutto. A due. E poi noi siamo diventati amici dopo, quindi vi ritroverete anche un nuovo amico, fidatevi. È vero, si crea proprio un rapporto familiare poi con le persone con cui diciamo io ho potuto aiutare a vendere la propria casa. Sì, poverino, io poi gli mando messaggio, Andrea come stai? Come stai? Dobbiamo dire che poi non abbiamo solo venduto la tua casa, no. Ma poi abbiamo comprato, ricomprato, abbiamo fatto la altri... soluzione, infatti. Sì, sì, abbiamo fatto altri investimenti. Altri investimenti. Sì. E continueremo. Schiaccia. Io sono qua. Grazie. Ciao.